Nulla da fare per il Catanzaro, nonostante a Piacenza proprio abbia conquistato la 14ª vittoria in campionato. Il sogno della Serie A per il Catanzaro è sfumato. Lazio e Atalanta, come sapete, hanno infatti vinto. Il Piacenza ha peccato di ingenuità, mentre gli uomini di Guerrini hanno ancora una volta saputo sfruttare con lucidità le azioni che hanno saputo creare. Una vittoria comunque amara, quella del Catanzaro, perché inutile. Vediamo anche in questo caso le azioni principali della partita. E il Catanzaro subito pericoloso, prima con un bel tiro di Cristiani fatto da Bordone, poi ancora Cristiani in evidenza, ma il suo tiro è sul fondo. Risponde poi il Piacenza con Madonna e Zunico, è costretto a respingere di pugno. Ci prova poi Snidaro, ma poi ancora Madonna, che però sciupa a lato. Al 32esimo il primo gol, lancio di Bongiorni su Nicolini, atterrato dal portiere Bordoni. Rigore incontestabile e realizza Palanca. Reagisce il Piacenza, il cross di Madonna, svirgola il pallone Serioli, a portiere battuto libera Iacobelli. Al 40esimo arriva invece il raddoppio di Palanca, ben lanciato da Cristiani. Nella ripresa c'è un palo del Catanzaro, su un invito di Borello per Soda e tiro immediato di quest'ultimo. Bordoni devia sul montante, ultima azione significativa, Tommasoni per Snidaro che incredibilmente però manderà alto. Modena in C, dicevamo, Catanzaro che resta in B, Bologna invece da tempo in Serie A. Da 3 settimane i tifosi bolognesi stanno festeggiando, questa è un'ultima annotazione che vogliamo fare. Gran pubblico in Piazza Maggiore, si aspettano i rossoblù di ritorno da Barletta, dove hanno pareggiato.